eccoci qua. Allora, il nostro Stefano Bellandi, lucchese, che così fa. Questo è l'unico che è sfornato? Sì. Ok, meno male, perché che già abbastanza. Vieni qua, caro Stefano. Lucchese. Ci guiderà nel labirinto dei template. Stefano è autore della grafica dei dépliant, attestati, poster dell'evento, da sempre, tu praticamente da quando è nata Joomla.it, è uno dei superheroes che con Prismanet mette a disposizione tutto lo staff per rendere questo evento sempre bello, sempre ben promosso. Ci proviamo. Allora, caro Bellandi, palco tutto tuo. E è del tuo bambino, ovviamente. Sì. Io voglio fare il Presidente della Repubblica, preferisco stare qua dietro, faccio il Papa. Allora, bene, buongiorno a tutti, siamo qua perché mi è stato chiesto di fare uno speech sulla grafica, sul design, su template e quant'altro. Beh, a dire il vero è da tempo che non ci sono grosse modifiche nel comparto template di Joomla, però è cambiato molto lo scenario orbitante intorno al CMS. Intendo dire le aziende che hanno sviluppato e che sviluppano template, framework, e ci danno la possibilità di skinnare il nostro sito in maniera semplice. Quindi io faccio questo talk, sono Stefano Bellandi, questi sono i miei riferimenti, se avete bisogno di chiarimenti, domande, consulenze, qualsiasi altra cosa, siamo qua per voi oggi, domani, nei prossimi giorni e quant'altro. Io lavoro per un'azienda che si chiama Prismanet, che facciamo attività su web dal 95. Abbiamo cominciato a lavorare con Joomla in tempi non sospetti, quando ancora c'erano mambo, licenze, problemi, copyright sul brand, il trunk che si spostava, andava via. Insomma, abbiamo visto nascere un po' questo CMS, l'abbiamo portato per mano e ci ha fatto lavorare in questi 10 anni. E anche noi siamo nati come azienda che sviluppava template, poi lentamente abbiamo preferito cambiare strategia, modello di business, per il fatto che secondo noi il template era un modello di business che per noi era insostenibile, cominciava a diventare troppo grosso proprio perché cominciavano a nascere i framework che ora affronteremo. E era piuttosto complicato portare avanti. Abbiamo deciso di abbandonare e di dare assistenza invece a tutte quelle aziende che continuano a montare pezzi di terzi, ma a volte hanno difficoltà ad assemblare le parti. Una delle sezioni più complesse che ho rilevato nella nostra decennale attività è proprio quella di scegliere il template da cui si parte, che sembra una banalità, però il template ce ne sono tantissimi, non ho idea di quanti ce ne siano in giro, ma ce n'è veramente un numero stratosferico. Ci sono sempre stati, ma oggi ce ne sono tanti, e che rendono ancora più difficile cercare quello giusto. Spesso si fa degli arrosti incredibili per guadagnare un po' di tempo all'inizio, se ne perde tanto dopo. Quindi ci muoviamo in un labirinto dei template e spesso non ce se ne esce vivi, non ce ne usciamo vivi. Cioè, spesso ci areniamo nella scelta o nella manutenzione di quello che è la nostra gabbia visiva, che dovrebbe essere sì molto importante, ma non così time consuming come invece poi di fine è. Quindi se è giunta l'ora di montare un template, bisogna cercare quello, diciamo così, perfetto, cioè quello che non ci vincola, che ci dà delle caratteristiche che anche a lunga scadenza non sono così da tenere in poca considerazione. Una volta era diverso il mercato, perché una volta si andava dal webmaster, dall'agenzia, ci facevamo fare il vestito su misura, adesso invece è il supermercato, cioè è un disastro, si cambia fornitore 1000 volte, si prova uno di qui, uno di là, e spesso i risultati non ci soddisfano, abbiamo grossi ostacoli. Ma qual è quindi il primo passo per lo sviluppatore, magari che comincia o che comunque comincia a approcciare questo meccanismo senza perdere troppo tempo? Allora, sicuramente i pacchetti ce ne sono n.000, ma noi oggi parleremo dei pacchetti gratuiti. Gratuiti intendo dire
licenziati GNU GPL quasi in toto. Poi affrontiamo anche il discorso delle licenze, che è piuttosto cervellotico e problematico, però cerchiamo di vedere cosa c'è sulla piazza per poter avere uno startup in maniera veloce e a costo zero. Poi questa è la base, sopra quello che vediamo ci sono tutti i template a pagamento, ma le regole che vediamo qui valgono per tutti gli scenari. Quindi se dovessi andare a vedere un template, a cercare un template, mi infilo dentro il calderone dei template di Joomla.it, me li spulcio e ho, chiaramente qui abbiamo la divisione per versione di Joomla, la 3, la 2.5, addirittura la 1.5, solo per la 3 ci sono più di 300 template mandati dalla community, quindi filtrati un po', cioè scelti, quindi c'è stata una leggera scrematura, ma ci sono tante altre risorse in giro sul web che offrono template gratuiti, che poi alla fine possiamo andare a vedere che proprio gratuiti non sono, o comunque sono dei, come dire, delle esche per poi andare a prendere, a acquistare il pacchetto più grande. Quando si entra su Joomla.it per scegliere un template, si comincia che siamo bambini e si finisce siamo vecchi, perché ci si sta delle ore, delle volte io ho dovuto, basta, getto la spugna, tira a caso, numerini, qualsiasi cosa, pur di levarci le gambe, perché non ce se ne esce vivi. E allora cominciamo a vedere quali sono le regole che ci possono aiutare, per chi non è proprio ipertecnico, a scegliere il template giusto. Chiaramente è impossibile fare una ricetta che vada bene per tutti, però ci sono tre componenti che ne determinano la qualità. Uno è la compatibilità, un altro è la licenza e l'altro è se c'è il framework oppure no. Questa parola framework è entrata da 3 o 4 anni prepotentemente nella vita di tutti noi, da Bootstrap, Joomla stesso è un framework, Bootstrap, i framework dentro il framework, tutti strumenti che ci aiutano poi a sviluppare del codice senza sviluppare del codice, tramite oggetti visuali. Ahimè, poi la pratica ci viene in conto e ci dice che spesso non è così, che il vecchio piccolo codicino HTML con cui magari facevamo un po' a cazzotti, però avevamo più il controllo. Poi ci sono le licenze, che sono un disastro, perché non è facile orientarsi, e poi c'è appunto la tecnologia. La compatibilità. Allora, intanto, qui sorvoliamo molto veloce, sarò breve, dico, la compatibilità che cosa intendo? Intendo che ci sono dei template o dei framework che sono compatibili 2.5-3. Sono magari in compatibilità ibrida, non vale per tutti, però abbiamo visto che siccome la platform di Joomla 3, cioè la platform utilizzata da Joomla 3 ha delle classi deprecate, cioè ha delle classi PHP che probabilmente, con molta probabilità, nella versione successiva verranno eliminate per aggiornare gli oggetti e quant'altro, è bene scegliere, se possibile, un template che non utilizzi delle classi deprecate. C'è un link dove, laggiù in fondo, che è apijoomla.org, eccetera, eccetera, dove si possono vedere la lista delle classi deprecate. Fare questo in un sito, in un template fatto a mano, è abbastanza semplice. Andare a vedere se ci sono delle classi deprecate in un framework è praticamente impossibile, vista la complessità. Poi le licenze. Le licenze è un disastro, dovrebbe essere tutto open source e poi alla fine di open source e ci rimane poco. Quando voi andate sul template di Joomla, io qui ho fatto un alt stamp, uno screenshot della colonna di destra di Joomla, perché anche qui c'è un highlight che ci dice, attenzione, prendete pure il template, però il codice PHP del template è, come dire, inquinato dalla licenza GNU GPL di Joomla, mentre il JavaScript e il CSS no. Quindi teoricamente una parte del template, normalmente, potrei utilizzarla, rivenderla, ripacchettizzarla, modificarla, fare derivati, ma col CSS e col JavaScript non si potrebbe, neanche per quelli gratuiti. Quindi io non potrei teoricamente, a meno che la licenza non specifichi che anche il JS, cioè i JavaScript e il CSS, sono protetti da GNU GPL, potrei prenderlo, installarlo e non farci altro, oppure non magari rivenderlo o non farci derivati. Quindi, attenzione, non voglio infilarmi nel cul-de-sac della licenza, però attenzione alle licenze. Documentiamoci soprattutto
per l'uso che ne facciamo. Se prendiamo un template e lo installiamo per un cliente, arrivederci e grazie, va benissimo, probabilmente nessun problema. Ma se devo prendere un template, pacchettizzarlo, realizzarci un prodotto derivato, allora probabilmente ci devo pensare. Poi affrontiamo, tra tutta la mola di template, ce ne sono di due tipi, proprio perché si differiscono per la tecnologia. Il primo è quelli senza framework. Quelli senza framework quali sono? Sono quelli che utilizzano la logica di Joomla, per cui i template dovrebbero essere nati. Una manciata di codice PHP con del JavaScript che manco serve, con piccoli inserti di codice del framework di Joomla, e si ottiene un template che ha delle caratteristiche, dei pro e dei contro. I pro, che vanno veloci come fulmini, perché chiaramente il carico del server per tirarti giù, per fare il render di una pagina semplice, senza troppe dipendenze, come i vecchi template, è rapidissima. Sicurezza, perché ce l'ho io e basta, me lo sono fatto, quindi non ci sono tanti pezzi aggiuntivi, quindi è più sicuro. Più originale, perché posso gestire la grafica e abbandonare un pochino quelle griglie che oggi ci costringono a vedere i siti quasi tutti omogeneizzati e standardizzati. La compatibilità, essendo semplice il codice di partenza, chiaramente ho facilità di cambiarlo e di aggiornarlo. E poi la longevità, proprio per questo motivo un template fatto a mano, se voglio, me lo porto avanti per lungo tempo. Come contro, ciò che richiedono conoscenze tecniche specifiche, sono poco modulari, perché per modificarli ci devo mettere le grinfie dentro, e poi non sono pronti all'uso, perché comunque devo montarli e farli. Quindi con poche competenze di HTML, questa è la cartella tipica con l'index PHP e il template details.xml che abbiamo già affrontato praticamente a ogni Joomla Day per verificare e vedere quali erano gli aggiornamenti e le modifiche. Sono i soliti due pezzi da 90 che compongono il template e che ci danno lo scheletro di base. Sulla destra il vecchio pannello, come potevano venire o come vengono anche oggi, sui template semplificati, quelli che non hanno framework, quelli che nascono per fare solo quello che si vede, per cui sono stati progettati. Sicuramente è una soluzione auspicabile. E poi ci sono i framework, che oggi la fanno da padrone, perché i framework sono grossi, sono lenti, sono potenti, perché ci si può permettere di cambiare le cose in tempo reale senza scrivere una linea di codice, ma il piccolo template come una volta era più agile, più snello, più veloce. Dal 2005 le aziende si sono naturalmente specializzate nella realizzazione del template, da quando si è formato il trunk di Joomla, che poi ha preso la sua strada, e chiaramente le aziende hanno sviluppato internamente i framework per questi tre motivi: per velocizzare la loro produzione. Io, azienda che produco template, mi realizzo lo strumento per svilupparli più velocemente. È banale, ma è semplice. Consolidare il loro brand distribuendo gratuitamente il framework, quindi oggi tanti di voi conoscono alcuni framework perché sono disponibili gratuiti, se no chi li conosce? Quindi uno ha la possibilità di provarlo, di rodarlo, di fare dei test e poi eventualmente comprare i pacchetti definitivi. E con questo fidelizzare i clienti, perché spesso i template, e ora lo vediamo, sono molto dipendenti dagli add-on, cioè dagli aggeggi che ti vengono forniti insieme al template. Senza di quelli ci manca una gamba, il template rimane un pochino più scarno, un pochino più, dobbiamo combattere un pochino di più. La tecnologia si è sviluppata, i framework si sono sviluppati, da estremamente semplici sono diventati molto dolorosi, nel senso che ne funzionava manco uno. Oggi cominciano ad essere un pochino più stabili, cominciamo a vedere degli strumenti di implementazione di layout, di layout building, ecco, estremamente intuitivi e veloci, ma non per tutti. Quali sono gli svantaggi ad avere uno scenario con tanti framework, con tanti template? Beh, sicuramente che quando prendo un framework ho n opzioni. Ogni framework ha n opzioni. Mi trovo davanti una marea di opzioni, troppe opzioni mi mandano un pappa. Se io ho un'azienda che sviluppa web e ho montato un framework anche abbastanza complesso e il cliente mi chiedesse di poter mettere le mani al layout del template,
è un suicidio, perché non ci riuscirà mai, a meno che tu non sia uno sviluppatore o comunque che tu sia uno che smanetta sul framework. Le soluzioni sono ripetute, uno le chiama A, l'altro le chiama B, ma sono la stessa soluzione, le aziende le sviluppano in maniera autonoma, quindi ci troviamo davanti a diverse soluzioni che fanno la stessa cosa in maniera diversa, chiamandosi in maniera differente, e questo crea confusione. Si copiano tra di loro. Io sviluppo siti, come la maggior parte di voi, ho partecipato attivamente anche a fornire del codice corretto a alcune aziende che fornivano framework, perché proprio c'erano delle parti di codice e che non funzionavano, e vi giuro che spulciando in deep programming, guardando bene dentro, sul framework di uno ci trovi i commenti di quell'altro framework. E questo è vero, cioè posso portare gli esempi, pezzi che mancano perché hanno copiato male delle parti, roba raccapricciante. Non per tutti, chiaramente è così. E poi, quindi, siccome si fanno concorrenza, nessuno dice niente a quell'altro, cercano tutti di mangiare la pappa nel piatto altrui, e questo crea estrema confusione. I vantaggi invece quali sono? Chiaramente il bilancio va fatto in entrambi i casi, è che ci sono molte varianti, quindi si ha più scelta. Posso provare, quindi posso scegliere. La concorrenza crea competizione e la competizione crea innovazione. Oggi andiamo su dei framework aggiornati, ci troviamo delle soluzioni estremamente brillanti per certi aspetti, proprio perché cercano innovazione per battere la concorrenza. Ben così. Velocità di startup. Nonostante che la complessità dei framework sia aumentata, il tempo di startup è diminuito su siti fino a un certo budget. Perché? Perché sono entrati a far parte del nostro mondo queste paroline che sono quick start, multipiattaforma, short codes e override, che sembrano banalità, ma li vediamo uno per uno. Allora, quick start, big bang, prendi un template, se non è quick start sei rovinato, perdi un tempo memorabile per ricostruire tutto, monti, parti dal quick start, tac, in un attimo ti trovi tutto pronto. Ovviamente il quick start ha dei pro e ha dei contro. Quick start è una fotografia che ha fatto il produttore del template, ce la rende disponibile già con Joomla all'interno installato, un pacchetto preconfezionato, già pronto all'uso, che io me lo installo sul mio web server, schiaccio due bottoni e mi ritrovo la stessa cosa che avevo visto sul sito del produttore. Non è tutto oro ciò che luccica, perché se vogliamo avere un template che giri bene, che sia a posto, bisogna anche verificare, dopo che ho fatto che ho installato il quick start, di fare pulizia. Eh sì, perché i produttori che fanno il quick start lo preparano, lo mettono sul pulito, ma spesso si dimenticano di pulire quello che hanno lasciato dentro. E dopo lo vediamo nel dettaglio, soprattutto è legato agli override. Dopo li vediamo nel dettaglio. Quindi col quick start, qui è Warp, mi installo Warp, tutto a modino, lo stesso Joomla col template installato e assegnato, vuoto, uovo, bianco. Mi devo mettere lì, configurare tutti i moduli, configurare la navigazione, configurare le lingue, configurare tutto. Alla fine è come partire praticamente da zero, però con una griglia di layout già impostata che ci aiuta naturalmente a posizionare. Quindi sempre meglio partire da un quick start che ci sia convincente, se c'è il quick start, naturalmente non sempre c'è, per i grandi produttori c'è. Perché dicevo da ripulire? Questo è l'esempio di un quick start installato perfettamente, e vediamo sulla sinistra, si legge male, però ci sono due plugin di Josetta per K2, che sono, te lo trovi installato su quick start, ma nella lista dei plugin Josetta non c'è. Josetta è un componente, non ci interessa ora. Perché? Perché chi ha sviluppato il template crea anche gli override, cioè sono delle modifiche alle view per essere, come dire, coerente con la grafica del template di base. Allora cosa succede? Succede che gli sviluppatori, per esempio, io devo fare l'override di Virtumart, monto Joomla, monto Virtumart, monto i plugin, faccio l'override, levo Virtumart, perché non lo voglio distribuire insieme al quick start, ma voglio che gli utenti, se lo vogliono, se lo installino e ci trovino già gli override già inseriti. Ovviamente stare a ripulire tutti questi plugin che magari delle volte
gli sviluppatori se lo dimenticano. Se partiamo con un quick start, ci troveremo probabilmente una versione vecchia di Joomla da aggiornare, plugin da disinstallare e poi una marea di lucchettini, perché magari gli sviluppatori chiudono, è mal di poco, però è una cosa da mettere in cantiere. Gli override, come abbiamo già detto, sono delle sovrascritture, ne abbiamo parlato mille volte, quindi non mi ci soffermo. La riscrittura di alcune parti di codice che vengono visualizzate sul fronte. Sulla sinistra, per esempio, vediamo ZO2, che ci presenta Allo come template master open e gratuito. Sulla sinistra invece abbiamo Govern. Vedete che sulla destra c'è K2, per esempio, con tutti i suoi moduli in override, mentre ZO2 non ha modulo in override. Quindi che cosa succede? Succede che se io ho bisogno di installare un template provenendo da un framework e ho bisogno di utilizzare certe componenti di terze parti come K2, come Virtumart, come anche altre, ce ne sono n.000, basta pensare a Community Builder, ma ce ne sono veramente tanti, sarebbe utile che il template che scegliamo abbia già gli override. Ovviamente soprattutto per i framework più blasonati, gli override li trovi solo se sganci il denaro, se no trovi soltanto magari K2, quelli di poca utilità. Abbiamo parlato di multipiattaforma perché da poco tempo, oggi un template, un framework, anzi per essere precisi, lo posso montare anche per WordPress, che è quello lì, con quelli che lo fanno scoppiare. Gli short codes, magari tutti voi li conoscerete, però meritano un pochino d'attenzione perché è robettina comoda che ci fa risparmiare un sacco di tempo all'inizio. Gli short codes che cosa sono? Sono dei plugin che vengono installati anche, soprattutto diciamo, con i grossi framework, che ti danno la possibilità di inserire dei codici all'interno degli articoli / dei moduli per poter ottenere qualcosa di veloce. Per esempio, voglio un accordion, pigio 3 bottoni, l'accordion è pronto, mi viene un pannellino, è il framework che me lo fa, e l'accordion senza inserire roba. Cosa succede però? Succede che il giorno che io vado a togliere quel framework perché il cliente deve cambiare template, oppure cioè, sono dei bug, qualsiasi cosa, mi ritroverò che in tutti gli articoli dove ci ho inserito quel plugin, a meno che il plugin non riesca a installarlo stand alone senza framework, mi ritroverò il codice che non viene più compreso e quindi dovrò rifare il giro di tutti gli articoli manualmente o programmaticamente per togliere quello che avevo aggiunto, che era così carino ma che oggi non mi serve più. Quindi, secondo me, evitare o bilanciare l'utilizzo degli short codes. Vediamo brevemente quali si affrontano. Si va molto veloce. Abbiamo guardato ZO2, T3, Govern, Helix, Gantry, Warp, Vertex, Joomla XTC, ma ce ne sono n.000, naturalmente. La prima cosa che abbiamo notato analizzando questi è che un po' si assomigliano tutti e che, secondo noi, le case di produzione dei template guidano oggi un po' la comunicazione sul web. Cioè, una volta era il contenuto lo faceva lo sviluppatore, oggi lo fanno quasi chi sviluppa i template, perché ti danno delle gabbie così belle, già pronte, che basta che tu vada a riempire lo spazio. Beh, la cosa che succede spesso è che quando tu vai a prendere quel template, lo rendi tuo, lo vai a montare, non ce l'hai tutti quei contenuti organizzati in una certa maniera. A noi ci viene uno scheletro brutto da morire e allora bisogna integrare per riempire quegli spazi. Quindi un po' ci guidano, ma ci conformano. L'intuizione e la creatività viene un pochino meno in fase di sviluppo perché ci viene data un pochino la pappa pronta e questo a livello creativo si paga. I framework non coesistono, provate a montarne due, scoppia tutto, anche il computer che c'era accanto che non era in rete. Già tenere insieme Joomla con tutte le sue dipendenze, framework, aggeggi, plugin, e evitare il conflitto è un miracolo. Se poi ci schiocco dentro anche due framework che magari mi installano la stessa roba, usano 63 volte lo stesso jQuery, di sicuro le gambe non ce le tolgo, non ci esco vivo. Quindi vogliamo provarli, mettiamone uno, si leva, se ne mette un altro. Uno per uno, Gantry. 5 minuti. Gantry
Top, bello, bravi, stati bravi, solido, intelligente, difficile, prepotente. Prepotente perché entra e si fa valere. Ci piace, secondo me è uno dei più solidi oggi con la versione 5, ha raggiunto dei livelli di intuizione, hanno aggiunto come altri anche tante caratteristiche come le particelle e altri tool che secondo me è meglio non utilizzare perché sennò si crea dipendenza da quel framework, però effettivamente ci danno tanto tempo in meno per lo sviluppo. Warp, che non è possibile, è un framework, ma non è possibile creare spazi moduli nel framework in maniera visiva, intendo dire, quindi ha un ottimo pannello di personalizzazione live, vedo il sito, lo modifico con CSS e ne vedo la differenza, e poi un ottimo mega menu. Vado rapido perché l'orologio gira. Govern, facile da comprendere, non molta libertà, va bene per cominciare. Il layout si basa su una griglia fissa, però su quella griglia fissa c'ho un discreto spazio di manovra. Warp è una quantità di parametri per modificarlo spaventosa, li apri e li richiudi subito, ci metto le mani, troppa roba, tutti efficaci, però Helix c'ha un fenomenale page builder che è un meccanismo per costruire dei layout per pagina singoli. Ovviamente alla fine tentano di fare un content replacement, cioè un'applicazione che gestisce in autonomia i contenuti senza passare dal gestore dei contenuti di Joomla. Ovviamente è comodissimo, però vincolante al framework. Poi abbiamo Vertex, spazi moduli non spostabili, menu skinnabile, ma non funziona. Installato 3 volte su 3 macchine diverse, i primi 5 minuti gira e poi dopo bug, non salva più. Inspiegabile, forse con le versioni successive migliorerà. Si può skinnare la sidebar, che sarebbe quella quando si collassa sul cellulare, e anche dei tab laterali già inclusi. XCC, spazi moduli non creabili o spostabili, quindi griglia fissa, layout overview, spazi moduli e quant'altro. Vado rapido. Questa è, e magari poi dopo se vi fa comodo ve la scaricate perché la trovate nella presentazione, non la guardo, però è lo schema di le caratteristiche di ogni framework messi sul pulito. Abbiamo provati uno per uno, abbiamo preso tutte le caratteristiche principali. Una curiosità, vediamo che per esempio la cookie law solo Govern te lo dà di default, cioè c'ha un parametrino all'interno che te la gestisce in autonomia. In più T3 e XTC non hanno la possibilità di modificare visivamente gli spazi moduli, cosa che secondo me oggi è un po' pazzia non averlo dentro un framework, perché io ho la necessità di prendere un modulo, di spostarlo in maniera dinamica. Vado rapidissimo, parlo di performance di questi framework. Qual è il framework più veloce? Non c'è. Sono tutti lenti rispetto ai template fatti a mano. Quindi se il budget lo consente, go for end, vai per farlo a manina santa. I framework dentro framework, ne abbiamo parlato anche prima, rallentano le dipendenze interne, bootstrap, moduli, componenti, è tutta roba che più ce n'ho, più il sito è bello, ma più rallenta il server soffre, a meno che non ci abbia una stazione spaziale, ma anche se c'è una stazione spaziale è un disastro. Dipendenze esterne, Google Font, jQuery, Font Hour, sono tutta roba che tende a rallentare il framework. Questa è una prova che abbiamo fatto noi all'interno per vedere senza le immagini qual è il framework che renderizza la home in maniera più efficace. Tutti sullo stesso server, tutti con la stessa banda, tutti con lo stesso, tutti senza immagini. Che indice mi dà? Forse mi può dare l'indice della programmazione scritta meglio, quella più efficace. Forse Gantry, che risulta il più veloce, a differenza di ZO2, che risulta il più lento, forse è un pochino veloce. Ciao Ciccio! Vado rapido, questo è il peso della home, quindi quanti kilobyte senza immagini pesa la home una volta finito il render, e tra quelle arancioni sono le richieste che vengono fatte al server. Quindi per esempio Warp 7 ha una home page abbastanza pesante, ma le richieste che fa sono poche, pochi JS, pochi CSS e quant'altro. Mega menu, si potrebbe parlare di mega menu per un bel po' di tempo. Un occhio soprattutto va messo a T3, a Gantry, a ZO2, che hanno il layout builder del menu, quindi me le costruisco.
A differenza per esempio di Helix, che non ha un meccanismo centralizzato per la gestione del mega menu, ma tutto è delegato alle voci di menu, quindi è decentralizzato. Sembra una cosa negativa, ma negativa non è, perché è indipendente dagli stili del template, cosa che invece di là siamo costretti a ottenere. Le lingue, anche qui c'è da stare molto attenti quando si sceglie, perché i framework si comportano differentemente con le lingue. Un esempio banale: se io installo ZO2, che è un framework che abbiamo visto con il template Allo, io ho la necessità, a differenza di quello che mi dice Joomla, di dividere le voci di menu in due menu differenti invece di tenerle tutte in uno. Differiscono da tutti gli altri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se un domani devo cambiare framework, mi ridevo rivedere tutta la navigazione, riprendere le voci di menu, riportarle nel menu principale, cosa non complicatissima, però su un sito complessi può essere pregiudicante. Quindi come ne esco vivo? Ne esco vivo ricercando framework, provarli, concentrarsi sul layout builder e sui mega menu, lasciando stare i fronzoli, perché se ascolto i fronzoli non ci levo le gambe. Utilizzare moduli, componenti che non fanno parte del framework, cercarli a parte, che conosciamo. Tre slide ho finito. Per mantenere quell'autonomia che è tipica del CMS, perché se no sono dipendente delle aziende. Non sottovalutare i contenuti, quindi generare noi contenuti, ma stare molto attenti a generare di qualità, soprattutto a livello visivo, e non utilizzare, se possibile, tool dipendenti dai framework come le shortcode. Come immagino Joomla nel futuro, non sarà mai così come me la immagino, ma con questa frase chiudo. Questa qui è una frase che ho trovato su un forum di uno sviluppatore di Gantry, che dice questo: credo che sia giunto il momento di consolidare tutti i nostri sforzi per il bene di Joomla e della sua comunità. Troppi framework si sono evoluti e la maggior parte di loro avranno caratteristiche sempre più simili. Sarebbe bello avere un frame unico all'interno di Joomla, consolidato, con cui si possano gestire gli spazi moduli e spendere il nostro tempo non alla ricerca del template perfetto, ma magari del cliente perfetto. Grazie a tutti. Grazie Stefano Bellandi. Vieni qua.